manifestazione comunale da parte della Biblioteca Sogno Libro. Sono Elisa Desi Zanellati, la responsabile di settore qui con noi, e Massimo Storchi di Storeco ci parlerà del progetto nella totalità. E io invece vi introduco super velocemente un pochino il progetto Le vie della legalità, che è appunto un bando, un finanziamento regionale che ci consente appunto di fare una serie di attività sul territorio del comune che sollecitino in vari modi la legalità e i comportamenti in senso ampio, di respiro ampio, appunto, quindi toccando bambini, varie fasce d'età, giovani, adulti, per coltivare lo spirito sulla legalità sul territorio. E tra questi vari progetti che abbiamo fatto, abbiamo anche coinvolto Istoreco, ente esperto di storia, public history e divulgazione sul territorio reggiano, per lavorare sulla toponomastica casalevantese. La toponomastica, come poi spiegherà molto meglio di me Massimo, è sostanzialmente lo studio del perché un luogo si chiama in un certo modo. E di solito i nomi dei luoghi hanno tantissima storia alle spalle che difficilmente possiamo un po' conoscere. Allora ci siamo fatti aiutare da Istoreco in questa scoperta. Vi ringraziamo di essere qui e lascio la parola a Massimo. Bene, allora ci avevamo già cominciato a chiacchierare prima per entrare un po' sulle questioni. Il 29 abbiamo fatto la bicicletta, andando in particolare nelle strade non si dedicate ai partigiani. Abbiamo rilevato, ma lo vedremo poi in fondo, ma nelle ultime slide. I problemi anche della tabellazione dell'indicazione, di come alcuni luoghi siano incomprensibili, no? Facciamo sempre l'esempio di via Mazzacani, che chissà che è intitolata da Stefano Mazzacani, ucciso, fucilato a Cadè nel febbraio del 44, c'è scritto Mazzacani, che uno non può anche pensare che era una battutaccia, ma che si è dedicata a qualcuno. No, che ce l'avevo per gli animali, perché... Ci mettiamo noi in via Massacane. Perfetto, quindi proprio non si capite completamente il problema ed il senso invece di ridare una voce ai luoghi. Allora, io ho messo alcune slide, no, cioè per capirci, perché in realtà noi facciamo un discorso non tanto di toponomastica, ma di odonomastica, ma che è bruttissimo da dire, sembra quasi una malattia. Cioè, odonomastica è lo studio dei nomi delle strade, cioè la toponomastica è, cioè, lo studio generale dei luoghi, appunto, dal greco topos, luogo, e dal greco odos, appunto, strada. E quindi noi ci occupiamo in questo caso di odonomastica, no? Il nome delle strade. Il nome delle strade, appunto, no? Lo dicevamo, no? Nella biciclettata, cioè nel momento in cui noi non abbiamo più i testimoni, ad esempio, dell'esistenza, ormai per un motivo non li abbiamo più, oppure sono gli ultimi. E quindi non abbiamo più la testimonianza viva, è vero, che abbiamo fatto le interviste, non potete trovarlo, eccetera, eccetera, e questo è un patrimonio, ma non c'è più l'immediatezza della persona che parla. Quindi in questa situazione i luoghi diventano una fonte, un luogo ha una storia, un perché, eccetera, 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 però un luogo ovviamente non parla. È come avere in casa un bel violino appoggiato su un mobile, un bel soprammobile, ma se non entra qualcuno che lo sa suonare, il violino non dà tutto quello che potrebbe dare. Allora anche i luoghi, cioè, vanno fatti parlare, ma prima di farli parlare bisogna studiarli, capirli, interpretarli, perché ogni luogo ha una sua storia, banale dirlo, ma è così. E i nomi dei luoghi, la toponomastica, è un aiuto formidabile, perché quel luogo ha un nome, perché ha quel nome, come si chiamava,
E quella strada, perché si chiama così? È stata intitolata? Quando? Come? Perché? A chi? Ecco, qua ci sono tutte informazioni, cioè, che intrecciate, ci aiutano a dare un senso a un territorio. Ed è importante per quello che si diceva prima, tanto più c'è in un comune come quello di Casalgrande che ha avuto questa esplosione di appunto, no, cioè, demografica, ma grazie all'economia, cioè, che funziona, è importante dare un senso ai luoghi, cioè, ma chi abita qui ha il senso di, cioè, di dove vive. Vuol dire, faccio una, cioè, ad esempio, appunto, non mio, no, cioè, personale, io sono nato in centro storico a Reggio Emilia, in una via che, appunto, non, cioè, come ho studiato, è forse la via che ha mantenuto sempre il suo nome per tutti i secoli, cioè via Porta Brendone, che indica che c'era una Porta Brendone, oggi non esiste più, non c'è rimasta la strada, e quindi via, 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 così, ma questo è applicabile in ogni territorio, in ogni situazione, in ogni contesto. Quindi noi partiamo sempre dalla, cioè, dalla domanda perché appunto, no, via Mazzacani, perché voi immagino, no, no, che sapeste, sì, perché. Però non ho mai notato che non ci fosse scritto S punto. Ecco, allora quello, c'è un altro discorso, lo consentitemi così, tanto siamo per amici, anche di ricordare come, cioè la mia battuta è sempre, no, quando la logica incontra la burocrazia, la logica è morta. È sempre così. Quella cosa lì di via Mazzacani, cioè non è perché qualcuno è stato particolarmente cattivo o distratto, è perché in una certa fase, anni 80, la sua metà degli anni 80 fino a metà degli anni 90, erano norme di legge. Cioè, perché ovviamente lo diremo fra poco, la toponomastica entra all'interno della normativa, di una legislazione anche tecnica. Allora, si imponeva che i nomi delle strade, ma se vi ricordate, noi tutti siamo, come dire, oltre, a parte le, oltre a parte, cioè siamo oltre i 30 anni, diciamo così, no? E ci ricordiamo tutti il nostro tabello, via Cristoforo Colombo, navigatore, che non era tanto, ma almeno uno ci aveva un'informazione in più, anche perché capita e capiterà che si intitolano strade, cioè magari sul, anche sull'emozione del momento, poi passano gli anni e uno non sa più di chi sta parlando. Noi a Reggio avevamo, anzi abbiamo, io sono anche della commissione toponomastica del comune, cioè a un certo punto noi ci siamo chiesti, ma piazzale fu, ancora non riesco a dire, Fuyakoshi, ma chi è? E per fortuna, ma che c'è Wikipedia, se lo andate a vedere, è un maestro di è un maestro giapponese, ma di judo, che eccetera, eccetera, eccetera. Ma perché l'hanno intitolato, qui mi fa benissimo per la modificazione, ma si perde il senso, cioè, dell'intitolazione. Con queste norme, poi no, addirittura abbiamo attraversato un periodo, ma di pura fantasia. Nel centro di Puglianello c'è una strada che la tabella è via P.V. Marone. Publio Virgilio Marone. Bravo. Ma chissà che Virgilio si chiamava Marone. Uno non si aspettava. Via Virgilio Poeta. Bene? No. Ecco, non c'è la burocrazia che impone addirittura, cioè le tabelle devono avere, cioè, lo stesso font. In tutta Italia devono avere lo stesso font, anche cioè un po' bruttino, non devono esserci le maiuscole. Cioè per dirvi come, cioè, la burocrazia non si invade tutti i campi, anche ma con esiti, come dire, francamente discutibili. Allora, la toponomastica e la odonomastica, appunto, dare un nome ai luoghi, dare un nome alle vie, capire il senso di un nome a una via
Poi è chiaro che in tutti i comuni, se uno è curioso, cioè va all'ufficio toponomastico, all'ufficio tecnico, sfoglierà i vari registri e quasi sempre, perché non è una cosa certa al 100%, no, si arriverà all'intitolazione. Perché di un'intitolazione? Perché ovviamente la procedura, consentitemi questa precisazione burocratica, per la vigente legge, la intitolazione delle strade è compito della giunta. Il consiglio può indirizzare, il consiglio può proporre, ma chi, come dire, no, cioè fisicamente emette, cioè la delibera, è la giunta, che è una scelta politica, giustamente, ma è soltanto una scelta tecnica. Quindi abbiamo detto, cioè dare un nome ai luoghi, dare un nome alle vie, i luoghi come fonti storiche. Allora, i nomi delle vie, ecco, cioè, perché dare un nome alle strade? È quasi banale, ma appunto non chiediamocelo. Perché il nome alla strada è uno strumento tecnico-pratico, essenzialmente, da un lato, amministrativo, fiscale, sanitario, oggi non più militare, ma cioè non è un caso quando è che si è incominciato a dare i nomi e i numeri alle strade? Perché c'è, cioè, attenzione, c'è una cosa, cioè, nella storia dell'uomo, una cosa molto moderna, abbastanza moderna, perché, come dire, cioè nel Medioevo, cioè non esisteva la numerazione, non esistevano le tabelle sui muri, no, ma anche nelle grandi città. Allora tutto funzionava in base alla, come dire, alla conoscenza dei luoghi. C'è una strada, cioè di Roma, di Firenze, si intitolava perché era via dei nobili, via dei medici, via dei pazzi, via. E, come dire, era un sapere condiviso e tutti sapevano che appunto era via dei pazzi. Il problema nasceva quando arrivava uno straniero, perché allora non c'erano le guide, ma anche lì la cosa non, cioè, si risolveva abbastanza velocemente, se lo straniero si fermava e chiedeva. Era la cosa più semplice. Ma come è stato fino a prima di Google Maps? Prima di Google Maps, ma che sei arrivato in un paese e chiedere scusi, dov'è, anche se già c'erano gli stradali, eccetera. 15 giorni fa sono un incidente anche a telefono. C'è anche la cabina telefonica, qualche archeologia. Esatto. Quindi, in realtà, il primo piano organico di indicizzazione e di numerazione è in Italia, cioè del 1785. Cioè, la prima città è quella di Milano. Perché? Perché Milano faceva parte del regno austro-ungarico, no, cioè Lombardo-Veneto, non vi ricordate, eccetera, eccetera. La cosa era partita 10 anni prima con Maria Teresa d'Austria a Vienna, cioè austriaci, tedeschi, gente precisa, che aveva cominciato a fare questa roba. Quindi ogni strada, la tabella, ogni casa, un numero. Poi ognuno si arrangiava come voleva. Il caso di Milano, ma che era anche poi, come dire, non c'è arrivato poi anche dalle nostre parti. Il numero uno era il palazzo del governo. Poi si partiva in senso antiorario le strade a spirale, e si andava dall'1 al 2538, che era l'ultima casa sempre all'interno delle usure. Cioè, per dirvi come la numerazione, il sistema che conosciamo noi oggi, è uno dei tanti possibili, frutto di una serie di vicende. A Reggio, cioè, si è cominciato nel 1814, cioè quando torna il Duca,
cioè si decide questo sull'esito, poi è un'eredità francese, no? Sapete, una firma che i francesi non ci hanno cambiato i codici, non ci hanno dato i cimiteri, eccetera, eccetera. No? Tante cose della modernità ci è arrivato per i francesi. Allora, anche questa cosa resta, e quindi una firma si decide ma di numerare tutte, di tabellare le strade e di dare un numero. Il problema però che nacque è, ma che nominiamo queste strade? Cioè, alcune erano, appunto, no? C'è Porta Santa Croce, via Porta Santa Croce, c'è via Porta Brennone, è quella lì, c'è via della Ghiara, è quella lì, ma le altre, ma che magari le chiamavano in 3-4 modi, no? C'è via del Palazzo dei Rossi, via della Casa, le Chiese, insomma, tutta una roba, anche il momento in cui non si è trattato di mettere in fila, è stato un problema. Il problema è stato risolto, adesso poi la faccio breve, ma andando a pescare nel primo censimento fatto della città di Reggio, che era di 5 secoli prima, il 1314, il cosiddetto Liber Focorum, cioè il libro dei fuochi, cioè si contavano i fuochi per contare le famiglie, una famiglia a fuoco, no? Quindi in una strada non c'è tanti fuochi, ma quella strada si chiamava via de qua, e 5 secoli dopo è stato riportato con questo dato. E ancora oggi usiamo su quella nomenclatura. Quindi il nome della strada è un elemento di storia, appunto la via Porta Brennone, perché c'era una porta, una delle porte delle mura attorno alla città, che non c'è più. La memoria. E la memoria si trascina, si passa di generazione in generazione. Vi faccio sempre un esempio mio, tanto perché per andare lontano, cioè via Porta Brennone, cioè non so se siete pratici, va da Corso Garibaldi, dove c'è il Copuno, per capirci, ed arriva in Piazzale Fiume. Bene, ma Piazzale Fiume, come dice il nome Piazzale Fiume, ci ricorda l'impresa di Fiume del 1919. Quindi prima non poteva chiamarsi Piazzale Fiume. E per quelli di via Porta Brennone e strada attorno, mia madre e mia nonna la chiamavano sulle mura. Mia madre mi diceva: vai a prendere il giornale, c'era un edicolo, vai a prenderlo sulle mura. Che non c'era mura. Sulle mura non sono più sparita la porta, però la memoria, l'uso, ancora non si definivano questi luoghi. Ovviamente i miei figli vanno in Piazzale Fiume, no? Se li dicessi verso le mura mi dicono. C'è piccolissima parentesi, voi tutti avete dei figli, io nei miei figli non ci riscontro una assoluta ignoranza della odonomastica, dei nomi delle vie. Cioè per i miei figli, cioè le vie non hanno un nome, hanno dove c'è un negozio. Se dicono ai miei figli andate in via Toschi, se loro mi guardano, ma via Toschi qual è? Poi dico, ah, dove c'è il negozio, non so come si chiamasse. Ah, sì, lì, c'è la pizza, ah, oggi funziona così, e anche questo è interessante, perché poi non c'è la percezione. Perché un negozio apre e chiude. Esatto, soprattutto adesso. Una strada è sempre lì. Non lo so, a fare loro, insomma, io adesso non puoi influenzare, ma per dire come anche la percezione. Allora, noi abbiamo detto come siamo organizzati noi. Ma non è mica detto che sia l'unico modo. Abbiamo visto in tanti film, serial, eccetera, eccetera, vuol dire, questo è un pezzettino di Chicago. E Chicago, ma come chiamano le strade in America, cioè nei grandi centri? La Sesta Avenue, c'è la 19ª strada, incrocio, no? Cioè nei telefilm. Ambulanza all'incrocio fra la 16ª e la 21ª Ovest. Che per noi è strano, ma funziona benissimo, anche perché
immaginatevi con una struttura, una digitale, una di quel tipo, dare tanti nomi a tutte queste, voglio dire, ci ne anglosassoni sono più, come dire, separatici, ci danno inventato una questa nuova, ma che funziona benissimo, che per noi è strano. Però funziona bene con le città fatte con l'Ipere, no? Sì, perché uno sa che, ma attenzione, noi l'abbiamo copiata anche in Italia. Andavo in vacanza da bambino a Milano Marittima, che cioè, da una parte c'era via Forlì, via Romagna, ok? Oltre il canale era prima traversa, seconda traversa, terza traversa, c'è uno sapeva che più andavi in su, cioè, quindi verso nord, e meno gli alberghi erano di pregio, perché insomma, c'è la prima traversa, era romana, c'è la sedicesima, era casa di Dio. Quindi anche questo, c'è un sistema che è ancora lì, funziona. Quindi, per dire, come noi siamo attaccati ai nostri schemi, è chiaro, ma che il nostro schema è questo, non c'è legge. Cioè, come tutte le città, per dire chiaro, cioè Milano Marittima nasce nel 1935, ok? Le città, no, appunto, nasce come la nostra, nasce come Reggio, hanno un'altra stratificazione, un'altra storia, eccetera, eccetera, e quindi è organizzata in altra maniera. Fra cui, vuol dire, io vi faccio questo esempio, no, perché? Ma perché poi anche un centro come la Casalgrande, cioè, ma si riconduce poi anche a questo, cioè alla progressiva stratificazione, no? Se andassimo a vedere l'elenco delle strade del 1960 a Casalgrande, credo che faremo presto. E anche lì andare a vedere come si sono formati questi nomi con queste tabelle, queste. Ecco, io qui ho buttato dentro a caso i toponimi di oggi di Casalgrande. Cioè non è un elenco, sono nomi incollati più volte, tanto non per dar l'idea. Ecco, però oggi lo vedete come si legano, cioè, nomi tradizionali, nomi, cioè a parte i nomi d'uso, no? Piazzale della stazione, ok, ma anche cioè via statale, cioè via Botte e via Macina, via Canaletto, ce l'ho appena fatta io, via, che ci dà la tipologia, no? Cioè il nome della strada più semplice è quello che porta, appunto, c'è via della Massima, perché ci sarà stato un mulino, c'è via Canaletto, ma c'è tutto un fosso, visto che corre lungo, logico. Ma questi sono i nomi tradizionali che giustamente sono stati mantenuti. Poi però è chiaro che a seconda delle stagioni, dei momenti, eccolo che si intitolano strade che sono anche il segno dei tempi. Si diceva prima la Piazza di Fiume, Impresa di Fiume 1919, via Trento e Trieste. Vabbè, se voi siete sicuri, ma che è stato dopo la prima guerra mondiale. Cioè ogni nome, anche proprio così, cioè l'impresso, oggi è il 10 maggio, cioè via Aldo Moro, era ieri, no? C'era l'anniversario della morte. E quindi... Era via Roma. Prima era via Roma. Prima era via Roma. Anche questo, bello, cioè via Roma, cioè ogni centro ha o aveva una via Roma. Ma non è stato un caso. Con una legge del fascismo dell'agosto 31 si impone a tutti i centri, e Casalgrande del 31 non era un grande centro, però era Villa Casalgrande, che tutti i centri abbiano una via Roma, cioè la strada principale andata da Roma, via Roma. A Reggio era via Roma. Quindi quella era la strada principale.
via Roma. Beh, è la trasversale della via Emilia. Sì, però storicamente la città di Reggio si costruisce sul Cardo e sul Decumano, cioè le città fatte da dai Romani arrivavano, piantavano uno strumento, poi ne facevano la perpendicolare. Una è la via Emilia, ovviamente, l'altra è appunto la via Roma, il pezzo verso sud non si legge più, ma è per quello che finisce via San Carlo, per cui lì poi nel Medioevo hanno costruito e quindi dopo però appunto cioè le due strade principali erano cioè la via Emilia e la via Maestra eccola qua, che andava a Santa Croce. Il pezzo invece verso sud, vedete qualche interrompo da San Prosper, insomma, c'è un po' stato un po' di confusione nel Medioevo, però i due assi no, principali erano quei due assi, e quindi, ma anche questa è stata un'imposizione. Si può leggere, c'è la storia di un qualunque centro attraverso la toponomastica. Cioè, per dire, è chiaro che appunto la via Aldo Moro è del 1978-80 e via 4 novembre, anche questa è la prima guerra mondiale, cioè le guerre sono portatrici, ai noi, di inevitabili indicazioni e complicazioni. Cioè, non a caso dopo non parleremo di intitolare, cioè di sei strade intitolate partigiani. Ecco, quindi cioè, si lavora, cioè, la toponomastica è uno strumento per gli storici fantastico, perché cioè, io poi un altro strumento che trovo sempre efficace quando arrivo in un paese, in una città più complicato, la prima cosa che vado a vedere è il cimitero. Perché nel cimitero io intanto capisco tutti i cognomi, capisco le parentele, se è successo un qualche cosa di drammatico c'è un monumento, c'è una lapide, e so già molte informazioni. Esempio, io sono appassionato di montagna, Alto Adige, arrivo in un cimitero, molto curato, eccetera, eccetera, c'è la lapide dei caduti nella seconda guerra mondiale. Alto Adige siamo. La lapide dei caduti c'è nome, cognome, dove è morto. Quindi Hans Müller in Russia, Franz Africa. E poi trovo Fritz Schwarz, Italien. Italien? Cioè estero, Italia, come l'Africa, come Russia. Perché per loro era. Ed è così in parte. Poi dice, oh però, non vanno, cioè nei nostri cimiteri, non serve mai. Eventualmente non c'è luogo, appunto la Russia pure, no, Isonzo oppure eccetera, eccetera. Ecco, questo sono degli elementi estremamente importanti, anche, allora, alcuni sono non casuali, cioè nel senso sono legati a un caso, appunto Aldo Moro, via Giorgio Ambrosoli. Anche questi non sono casi. Poi invece c'è la costruzione di un'identità nazionale, cioè i grandi poeti via Verdi, Dante Alighieri, i grandi musicisti via Rossini, via eccoli. Cioè, questa è una costruzione di, come dire, appunto, l'identità di dire noi siamo italiani. Cioè, prima di intitolare una strada a Mozart, la intitoliamo Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti. E l'analisi, no? Cioè, leggendo tutti gli stradali dei comuni, questo esce in maniera molto efficace
e credo insomma sia un bel aiuto. Appunto, cioè via Castello Sant'Antonino è indiscutibile dove sia, appunto, questa, oppure la via del Pozzo. Evidentemente c'è stato un porto, non so dove sia, ma questo è oltre ogni dubbio. Poi, ecco, allora, centriamo, cioè per non annoiarvi, sul progetto della Casa Grande, in particolare sulla intitolazione di queste, cioè, queste strade che i partigiani di Casal Grande. Alla biciclettata magari faccio una sintesi anche delle loro biografie, perché forse non le avete sentite quando abbiamo fatto la biciclettata. Allora, nel comune di Casal Grande sono, abbiamo 7 partigiani caduti. A questi 7, cioè di questi 7, 6 hanno intitolato una strada. 5 di questi hanno intitolato una strada fra Salvaterra e San Donino. Uno, Abbati, ce l'ha a Milano. E quindi, ecco, uno, dunque Gozzi, cioè non ha intitolato nessuna strada, lo suggeriremo in comune in caso di, come dire, di dargli uno spazio. Nel corso della biciclettata, vi dicevo che questi 6 partigiani uccisi ci consentono, per uno strano caso e per loro sfortuna certamente, ma per nostra utilità, di descrivere le varie fasi della resistenza. Perché? Allora, il caso... Il caso. Allora, partiamo dal fondo. Allora, il caso di Franceschini, cioè di San Donino, e Franceschini Adelmo è ucciso il 22 aprile del 45, cioè la domenica, l'ultima domenica di guerra. Il 23 già in pratica una Casal Grande libera, il 24 gli alleati sono a Reggio, insomma proprio le ultime ore, e questo ma ci ricorda come in provincia di Reggio Emilia i partigiani caduti a Reggio sono oltre 500, altri 100 sono caduti fuori da Reggio. Il 25% di questi, anzi il 22% di questi partigiani uccisi muoiono fra il 21 ed il 24 aprile. Muoiono negli ultimi 4 giorni. Franceschini è fra quelli. Cioè, è la, come dire, è l'ultima fiammata della guerra, cioè la quasi totalità di questi partigiani cadono nel tentativo eroico, eroico, ma forse inutile, scusate, lo dico a bassa voce, perché parliamo di persone uccise, di fermare i tedeschi in ritirata. Avete presente i tedeschi in ritirata che cercavano disperatamente di arrivare al Po, di passare il Po per cercare una fuga verso il Brennero? Cioè, in che stato d'animo erano? Ecco, allora Franceschini non a caso muore su quel ponte, sul Tresinago, perché aveva avuto l'ordine, ma se passano dei tedeschi ferma lì. Ma questo è accaduto a Campeggi, è accaduto a Castelnuovo Sotto, cioè in cui negli ultimi giorni, nelle ultime ore, purtroppo abbiamo questa, appunto, cioè la tragedia.
tragedia di questi, no, c'è tanti partigiani uccisi l'ultimo giorno. E questo fra l'altro ci spiega, non giustifica, anche la violenza dei giorni della liberazione. Cioè partigiani che avevano combattuto, che hanno avuto i loro compagni, amici uccisi negli ultimi giorni, è chiaro che quando prendevano un fascista, se non era un bel momento, ovviamente, non si giustifica, ma si interpreta anche il livello di violenza alto di quei giorni. Allora, il caso di Franceschini abbiamo raccontato, ma c'è la sua vita militare, ecco, questo non va detto. C'è le notizie, ma che noi abbiamo su questo, su tutti questi, meno che su Abbati, cioè vengono dei fogli matricolari. Se voi sapete cosa sono i fogli matricolari, sì, appunto abbiamo oltre 30 anni, quasi tutti, quando c'era il servizio obbligatorio di leva, a 18 anni si venivano chiamati alla visita. E nel momento in cui non si veniva appunto chiamati alla visita, servizio della medica, era aperto il foglio matricolare. Oggi avremo un file, cioè allora il foglio matricolare c'è intestato Massimo Storchi in alto I, ta 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 ta, e su questo foglio è indicato tutta la vita militare, cioè per fortuna il mio è lungo così, se abbiamo risolto il problema, però i nostri padri, nonni, eccetera, eccetera, hanno questa, come dire, abbiamo questa importante fonte sulla loro vita militare. Se volete andare a vedere vostro nonno, vostro padre, vostro zio, sono online, Historicon li ha digitalizzati, classi per ora dal 10 al 24, cioè chi ha fatto la guerra, in provincia di Reggio Emilia. Ce li trovate tutti e poi, se volete, li stampate. Altri casi, il caso, ecco, cioè ad esempio il caso di Mazzacani, Stefano, per ora abbiamo veramente poche informazioni, pochissime, perché? Cioè perché lui era dell'ottobre del 25, è ucciso nel febbraio del 45, cioè quindi non aveva neanche 20 anni, è fucilato a Cadet in un'azione di rappresaglia, è fucilato insieme ad Abbati. Sono quelle azioni fatte dai tedeschi di rappresaglia sulla Via Emilia, cioè di rappresaglia per gli attacchi fatti dai partigiani ai convogli. In un mese, dalla fine di gennaio alla fine di febbraio del 45, lungo la Via Emilia, il Ponte Quaresimo, Calerno, sono uccisi 62 partigiani, presi dalle carceri, portati sul luogo, fucilati sul luogo, sul bordo strada, lasciati lì per alcuni giorni, come esempio. Ecco, fra questi c'era appunto c'era Mazzacani e Abbati. Entrambi erano della 76esima SAP, e su questi appunto le notizie sono poche, anche perché su Mazzacani ne avremo qualcuno in più, perché essendo del 25 il suo foglio matricolare. Io l'ho detto anche con loro, suo nipote c'è ancora, restò nel 2015 tutta una serie di documenti di Stefano Mazzacani, di suo zio, questo suo zio, sì, da far vedere ai ragazzi delle scuole medie. Quando sono stati il 70esimo della, sì, che c'è stata la premiazione del Presidente della Repubblica, suo nipote, sì, aveva dato queste cose da far vedere ai ragazzi delle scuole medie. Sì. Io avevo scansionato tutto, dentro la, ma c'era anche il materiale cartaceo. No, non potete averlo perso. Cioè sinceramente sarà esatto, diciamo, esatto, dovrebbe avere stare nell'armadio del sindaco. Però che era una roba personale che aveva dato, però suo nipote, cioè dovrebbe esserci ancora.
cioè perché il foglio matricolare lo stiamo facendo adesso, ma sono 25 l'ultimo, lui ma poi c'è molto poco. Perché raccontò la storia, perché il nipote non parla al pubblico, però tu ci fa, ci si riesce a fare, raccontò la storia. E invece se si riesce a recuperare, c'è la storia di quando è arrestato Stefano Mazzacani, Abati, Frati, tutti nello stesso di San Donnino, perché furono arrestati di San Donnino, la moglie di Prati ci aveva lasciato questa testimonianza che noi avevamo mandato in provincia Reggio. Tutta raccontata. Perché da quello che si può intuire sono stati catturati non in combattimento, no, ma probabilmente per una denuncia o per una spia di qualcuno. Sì. Sono finiti in carcere a Parma e appunto per rappresaglie, presi 20 alla volta. Lì vicino lì c'è la storia della moglie, della psichiatra, di quello che non è stato ucciso, sì, perché nascose i documenti mentre li arrestavano, nascose i documenti a San Donnino nelle scuole, però se ne sono accorti tedeschi che aveva buttato via i documenti che aveva in mano, e allora loro due furono arrestati e portati subito via, quell'altro l'hanno tenuto in vita. La moglie si fece arrestare. No, c'è tutta una cosa molto... questo andrebbe arricchito, perché... Speriamo che salti fuori. Sì, sì. Cioè, perché forse è quello di cui ne sappiamo meno, anche in Diabatti lo sappiamo poco della sua carriera militare, perché essendo finito in Marina, i fogli matricolari della Marina non li abbiamo, sono alla Spezia, quindi è molto più complicato andare a pescare. Quindi, c'è anche questo. E, poi si può morire anche questo è giù lì. Si può morire purtroppo anche lontano da Reggio. C'è il caso di Guerrino Luini, carabiniere, che dopo l'8 settembre si sbanda, come tutti, e finisce nella sua fuga dai tedeschi a far parte della brigata Matteotti della divisione Monte Grappa, sul Monte Grappa. E purtroppo per lui, nel giugno del 1944, sul Monte Grappa, i tedeschi fanno il più grande rastrellamento fatto nell'Italia del Nord. Uccidono qualcosa come 260 partigiani e ne deportano il doppio. L'immagine, se avete un attimo di memoria, il lungo fiume di Bassano del Grappa, con un partigiano impiccato a ogni albero. Quella è la fine dei partigiani dell'operazione sul Monte Grappa. Al contrario, appunto, Guerrino, nome di battaglia Angelo, è fucilato in alto ancora sulle montagne. L'ho preso e fucilato. Poi abbiamo due casi veramente, ne parlavamo alla biciclettata, due casi dolorosi, perché si può essere uccisi dal nemico, ma essere uccisi da quello che tu pensi amico, è il caso di Giubbolini. Allora, via Giubbolini è la prosecuzione di via Betuzzi, direi. È il caso di Giubbolini e il caso di Gozzi, ma che non amo una intitolazione. Questi sono due
che hanno valido vicende, non le abbiamo ricostruite. Comunque, nella primavera del 44 finiscono in servizio alla questura di Modena, questura repubblicana di Modena. C'è un'azione molto complicata e delicata del CLN di Modena per far disertare un certo numero di questi poliziotti ausiliari. L'operazione appunto riesce e 15 partigiani, futuri partigiani, con un lasciapassare del CLN di Modena, partono da Modena per arrivare su Montefiorino. La sfortuna di Giubbolini, di Gozzi e degli altri è che si imbattono nella banda di Nello Pini, fra virgolette partigiano, comandante partigiano, che e non riconosce il lasciapassare del CLN di Modena, li considera tutti spie e li fa fucilare tutti i 15. Non li riconosce perché non lo ritiene veritiero? Allora, Pini era un personaggio, come dire, che finirà col fucilato, ma dei comandi partigiani, un mese dopo, su a Montefiorino. Cioè, la storiografia non ci dice che era, sì, uno estremamente coraggioso, ma incontrollabile, non più violento, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, alla fine, appunto, viene fucilato anche per questo, ma non solo per questo, anche per altre sue azioni. E quindi Giubbolini e Gozzi finiscono in questo modo. Sul certificato di riconoscimento da partigiano hanno indicato come periodo di servizio partigiano dal 10 giugno al 15 giugno, cioè ma da quando sono partiti da Modena a quando hanno incontrato Pini, 5 giorni. Ma sono stati giustamente riconosciuti perché erano comunque partigiani. E sia Giubbolini che Gozzi che un altro caduto, Bettuzzi, i loro nomi sono a Modena, sotto la ghirlandina, c'è il sacrario partigiano con tutti indicati i partigiani di Modena, ci sono indicati lì, entrambi, perché furono uccisi a Monte Molino nel Mosellese. Quindi questo è, no? Cioè, per dirvi come attraverso queste storie che si capisce anche la complessità, la difficoltà della resistenza attraverso le morti di questi poveri ragazzi, perché poi il più vecchio era direi Ruini, che era del 15, il più giovane Franceschini, che era il più giovane Mazzacani, che era del 25, quindi da 20 a 29 anni. Quindi, ecco, allora, la cosa che c'è, cioè l'idea, il progetto è quella di far parlare queste strade, no? Cioè via Mazzacani e quello lì, cioè via Bettuzzi, via Giubbolini, via Ruini, io qui ne ho messi 4 su 6, di farli parlare, no? Queste tardi, appunto, uno oggi passa e dice, appunto, via Mazzacani, cioè via Giubbolini. Quindi dare un'informazione in più, un senso in più. È una cosa ma che avviene abbastanza facilmente oggi, nel senso che non è più come allora, perché non ci si poteva scrivere niente. Se andate a leggere le motivazioni, sono le motivazioni adotte dall'ANAS, che c'è due motivazioni, allora, una,
la prima, che troppe informazioni sulla, su, sulla tabella distrae dalla guida. La seconda, me l'ha spiegato un avvocato, è che può essere impugnata una multa, non si parlava di provocazione, se nel verbale della multa è scritto via, via Mazzacani, ma se fosse la tabella via S. Mazzacani, partigiano, eccetera, eccetera, nel verbale, e questo non fosse indicato, ma solo Mazzacani, un bravo avvocato potrebbe fare annullare il verbale perché l'indicazione, capite che entriamo nel, nella... Cioè, però anche questo esiste al mondo. Quindi le ipotesi non le abbiamo inventate noi, cioè, vi faccio un esempio, ormai siamo alla fine, di cose fatte in Germania, cioè sotto la intitolazione una targa supplettiva ma con una indicazione, cioè addirittura nel caso di Alsenstrasse ma con un QR code, quindi uno passa, cioè legge quello che vuol sapere, già c'è un'indicazione abbastanza ricca, ma uno può, ecco, no, può arricchirlo, cioè nella maniera appunto per dare un senso al luogo, al nome e al ricordo. Per chiudere, vi faccio vedere cosa abbiamo fatto noi Storego con il comune di Vezzano. Questi sono i tre partigiani uccisi alla Rettola. Le tabelle sono nel centro della Vecchia. Ovviamente prima erano via E. Cavicchioni, via G. Orlandini e via T. Pigoni. Finito. Ci abbiamo fatto tutto un lavoro con le scuole medie, cioè di ricerca, e anche proprio in grafica nostra, con una serie, una serie di ipotesi, eccetera, eccetera. Il comune ha accettato questa cosa. Lo vedete, nome, cognome e nome di battaglia. Partigiano ucciso a 19 anni, il 23/6/44 da un soldato nazista. La foto, perché questi avevano anche una faccia, come si dice, e il tricolore me l'ha voluto mettere la cera gazzetta. Quindi questa è un'ipotesi, così, che poi cioè l'amministrazione no, ci può valutare. Anche su questo qui devo fare un complimento all'amministrazione di Vezzano, perché l'ANAS ha scritto dicendo, ma queste tabelle distraggono dalla... quindi potrebbero non essere conforme, c'è la risposta del comune di Vezzano, è stata venitele a togliere. C'era da lavorare, ma per l'ANAS. Quindi sono lì da 5 anni, e stanno lì, insomma. E hanno un senso anche non per riconoscere, no, queste persone che sono morte, non per il tutto, insomma, quindi sono tutta una parte di tutti alla Rettola. Ho finito. Bene. Spero di essere stato utile nelle varie cose. Cioè adesso vi ho contagiato, quando andrete in giro, da guardare le tabelle, chissà cosa vuol dire. Appunto, ci ripeto. Cioè, la toponomastica è uno strumento importante, è anche divertente, ed è per definire il senso di un territorio, il senso di una storia. Va nella logica, vuol dire, ormai si comincia a vedere in giro, ma si vedono via Giotto, pittore, via artista, via poeta, insomma, quindi perché non identificare anche queste persone, insomma. Ma anche perché il tempo cancella, cioè via Aldo Moro, noi tutti sappiamo chi è, i nostri figli, ma i nostri figli già un po' meno, i nostri nipoti, ma dice... 26. È accaduto, ma è parente di Tommaso Moro? È una domanda legittima, se non scriviamo sotto
data di nascita, data di morte, in entrambi uno può pensare, ma che sei parente, è nato ma sono morto. Certo. C'è un delle mani, insomma. Niente, quindi adesso c'è l'amministrazione, no? Si vedrà cosa vuol fare, cosa può fare, le cose sono tante, però queste sono le cose. Attualmente presso il cippo dedicato a Franceschini è presente il piedistallo con una targa in metallo con un QR code che conduce sul sito del comune di Casalgrande, dove abbiamo inserito le informazioni che abbiamo a disposizione su Franceschini. E mentre per quanto riguarda le vie che abbiamo esplorato durante la biciclettata del 29, abbiamo messo per ora in modo temporaneo delle targhette, sono, in questo momento sono oggetti abbastanza fragili, abbastanza, però insomma sono appunto proposte con sempre il QR code che conduce allo stesso sito, allo stesso link, dove stiamo aggiornando le informazioni che grazie a Historeco hanno raccolto e noi stiamo inserendo nel sito, così che chi è interessato possa avvicinarsi, inquadrare il QR code e così raggiungere qualche informazione in più che per adesso giustamente giustamente ce ne stiamo occupando, ma che fino a questo momento appunto non erano presenti, disponibili per la cittadinanza. L'ideale sarebbe, insomma, l'idea del progetto di toponomastica che ci sia, ecco, coinvolgimento da parte della cittadinanza con eventuali proposte o insomma una possibilità di espressione di quello che si vorrebbe del racconto della storia del proprio territorio. No, anche perché il comune di Casalgrande, lo dicevo l'altro giorno, ha avuto un ruolo importante nella resistenza. Cioè, in particolare San Donnino è stato uno dei luoghi, non per azioni militari, ma per quello che è accaduto, non so, dentro una villa Spalletti. Se volete, in due minuti ve lo racconto. Il conte Spalletti, Antonio, era il presidente dell'agraria. E ospitava spesso il numero due, cioè dei nazisti in Italia, che era il colonnello Eugen Dollmann, che dal settembre 1944 fino alla liberazione ha abitato a Reggio, in periferia, c'era la Uncina. Perché ospitava? C'è una storia molto lunga, la trovate su Ricerche Storiche. Perché la contessa Spalletti era dama di compagnia a corte Savoia, cioè di Maria José, cioè Maria José era antinazista, quindi quella corte era controllata dai servizi tedeschi. A un certo punto Dollmann informò il conte Antonio che era ora che sua moglie tornasse a casa, perché a Roma non era un clima giusto. E quindi il conte Antonio aveva un debito di riconoscenza, ovviamente, verso il colonnello Dollmann. E spesso era a cena a San Donnino. A San Donnino c'era un distaccamento tedesco dentro, per segnalare il fatto che era un luogo importante. Allora, in una di queste cene uscì il discorso, era il settembre-ottobre 1944, i tedeschi sapevano che avrebbero dovuto stare qui tutto l'inverno e quindi aveva il problema di almeno due pasti al giorno per circa 3.000 uomini. E allora Dollmann chiese al conte, che era presidente dell'agraria, possiamo fare un accordo
perché essendo un uomo molto intelligente, dice: se i miei uomini vanno a portare via le vacche ai contadini, per ogni vacca che portano via nasce un partigiano, quindi non funziona. Dice, e il conte Antonio disse: voi ci dite quanto volete, quanta roba volete ogni mese, e noi carne, burro, latte, formaggio, salumi, ce li diamo ai prezzi. E Dolman disse una frase che suonò musica: il prezzo non è un problema. Bene. Ah, dice, poi avremo anche un'altra cosa. Dica. Noi abbiamo una produzione ancora buona, e anche una volta che vi abbiamo dato la roba che c'è, cioè noi ne resta, ci autorizzate a vendere questa roba fuori dalla provincia? Era assolutamente vietato, perché si chiamava mercato nero. E Dolman diceva: una volta che noi abbiamo la nostra roba, voi fate quello che volete. E parte questa operazione per cui i soldati tedeschi mangiano, gli industriali agrari hanno il loro tornaconto. Questa cosa viene però a conoscenza del comandante tedesco di San Donnino, il capitano Müller, che aveva una ragazza a San Donnino e che già da un po' voleva, come dire, non lasciar perdere, e aveva preso contatto con i partigiani. I miei partigiani dicono: no, stai lì perché tu servi lì, un tedesco in più in montagna non ci serve a niente, tu lì. Quindi insomma, adesso faccio breve, vengono a sapere tutto, e una sera il capitano Müller fa fare alla ronda un lungo giro, molto lungo, in modo che i partigiani entrano a Villa Spalletti. La scena me l'ha descritta chi c'era. Il conte Antonio si è spaventato molto, anche perché gli abbiamo messo il mitra sotto il naso, e questo è un elemento appunto convincente, ed abbiamo fatto anche noi il nostro accordo. Allora, ogni tanti camion di carne che partivano ad esempio dal macello di Sampione, ogni tanti camion, l'ultimo camion in fondo non restava fermo in panne, e arrivavano i partigiani e si portavano via. Economia di guerra, tutti avevano da mangiare e tutto girava e funzionava. Ma chi era rimasto fuori da questo accordo? I fascisti, che non la presero bene, perché infatti probabilmente una persona che viene poi uccisa a Sabbione è uccisa da fascisti travestiti da partigiani come segno per dire: oh, abbiamo imparato anche noi la storia. Ma a quel punto gli affari erano partiti, e quindi se i partigiani hanno avuto da mangiare anche, ci viene dall'accordo di San Donnino, il famoso accordo di San Donnino del conte Spalletti, che infatti dopo la guerra non ha avuto nessun, come dire, no? C'è nessun guai, nessuna chiamata di corrente, assolutamente, perché era all'interno di questo accordo fra tedeschi, agrari e partigiani. No, mi piaceva raccontarlo qui perché insomma c'è una storia delle porte terre. Bene, vi ringrazio. Alla prossima, si dice, alla prossima occasione, se voi volete.